Sabato 5 giugno, un'altra manifestazione in piazza organizzata dal Comitato per la Salute Pubblica in provincia di Oristano. Quali sono innanzitutto le motivazioni che vi hanno spinto a organizzare un'altra manifestazione? Ormai è l'ennesima volta che raccontiamo i disagi della sanità oristanese e pensiamo purtroppo di essere arrivati all'ultimo atto. Considerando quelli che sono i numeri dei vari reparti del pronto soccorso che rischia di non avere più il personale sufficiente a dare il minimo di assistenza dal 10 di giugno, considerati i numeri degli anestesisti che stanno in questo momento fornendo solamente prestazioni d'urgenza, i deficit che ci sono sempre negli organici dei vari reparti, dalla chirurgia all'ortopedia, dal SERD al centro di igiene mentale, credo che la situazione possa ormai ritenersi irreversibile. E allora io dico una cosa, che il presidente della regione, che l'assessore, che il commissario, che il presidente della commissione sanità abbiano il coraggio di venire a Oristano e di dire che l'ospedale, unico ospedale della provincia, con 160 persone che fanno capo a questa struttura, che l'ospedale chiude. 160.000.160. Vi aspettate una partecipazione oltre alle persone già citate, anche dei sindaci del territorio? I sindaci, secondo noi, secondo il comitato, hanno il dovere di partecipare, di far sentire la loro voce e soprattutto di prendere una posizione forte, finalmente una posizione forte per questa grave situazione. Non è la prima volta che organizzate una No. manifestazione, insomma, mesi fa ce n'era stata un'altra, in particolare di fronte all'ospedale. Altre associazioni hanno organizzato altre manifestazioni, eppure siamo punto e a capo. No, siamo in una situazione peggiore, non siamo punti a capo. Rispetto a quando il comitato è nato, quasi un anno fa, la situazione è solo peggiorata. Quindi a questo punto abbiamo poche chance che si possa risollevare. È inutile che vengano a raccontarci storie, i medici non vogliono venire a Oristano, il personale non si trova. Voi siete in quella posizione e voi siete i politici, quelli che i cittadini hanno eletto. Dalla vostra posizione avete il dovere di trovare una soluzione. Un appello anche alla partecipazione dei cittadini. Sì, assolutamente, non si può pensare che tutto si risolva stando comodamente seduti a casa o lamentandosi sui social. Bisogna partecipare. Perché altrimenti dico una cosa forte adesso, ognuno avrà la sanità che si merita. Sabato L'appuntamento è per sabato? Dieci. in Piazza Roma dalle 10 alle 12. Bisogna rinunciare a una giornata di mare, ci sarà caldo, ma si fa per un fine indispensabile, la salute.